Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di pasta estiva. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, mozzarella, carne in gelatina, zucchine, olio, peperone rosso, aglio, sale, pepe, basilico e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio. E l'aglio ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio, aggiungere le zucchine, i peperoni, il pepe e il sale ed azionare il bimby per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Le verdure sono cotte, versare in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua, il sale e portare all'ebollizione per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, scolarla e versarla nella ciotola con le verdure. Amalgamare con la spatola. Lasciamo intiepidire. Aggiungere la carne in gelatina. Il basilico. Ed amalgamare bene. Unire la mozzarella tagliata a dadini ed amalgamare. Impiattare e servire. Insalata di pasta estiva. Grazie e alla prossima ricetta.